Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Senior News, vediamo insieme i titoli. In arrivo un piano immediato di 700 milioni per la sanità, l'annuncio del Vice Ministro della Salute Sileri. Caldo, massima cautela per anziani e bambini. Isolate staminali nel nervo ottico, speranze contro il glaucoma. Esposizione al sole, il pericolo dei raggi UV per gli occhi. È in arrivo per il sistema sanitario un piano immediato da 700 milioni con misure per il personale contro il precariato e per il rafforzamento della medicina del territorio. Lo ha annunciato in un'intervista il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che ha aggiunto: dovremo lottare con i soldi che arriveranno dall'Unione Europea. Serviranno almeno 25 miliardi di euro per il sistema sanitario. In primis dobbiamo pensare al personale, aumentando i salari di medici e infermieri. Rimango dell'idea, ha proseguito Sileri, che la regionalizzazione sia utile anche in sanità, però bisogna rendere omogeneo il servizio, questa è l'occasione per farlo. Tra le categorie più a rischio malori a causa delle temperature elevate dell'umidità ci sono i bambini, gli anziani e le persone con patologie respiratorie e cardiache, perché si adattano con maggior difficoltà al caldo. Inoltre i bambini piccoli e gli anziani sono più a rischio di disidratazione perché avvertono meno lo stimolo della sete, per cui rischiano di bere meno di quanto dovrebbero. Cautela per queste categorie è la parola d'ordine in questo periodo estivo, come ci ha spiegato Claudio Ferri, ordinario di medicina interna dell'Università dell'Aquila. Anziani e bambini, estrema attenzione al caldo. Laddove possibile, evitate i cambi di temperatura, non esponetevi nelle ore calde della giornata, bevete tanto, consumate tanta frutta, non riducete i farmaci, mi riferisco soprattutto a chi ha scompenso cardiaco ed ipertensione, di vostra spontanea volontà. Chiedete al vostro medico di famiglia o al vostro specialista. Cautela, cercate il più possibile di stare in ambienti freschi. Per la prima volta sono state isolate cellule staminali nel nervo ottico, ovvero il treno di fibre nervose che porta le immagini catturate dall'occhio al cervello. La scoperta delle staminali e del nervo ottico, dopo ben 53 sperimentazioni, si deve a un team dell'Università del Maryland e potrebbe portare a nuove cure per malattie del nervo ottico ad oggi incurabili e causa di perdita permanente di visione, come il comune glaucoma. Prendersi cura della vista è importante a prescindere dal periodo dell'anno. L'esposizione al sole, specie in estate, così come le irradiazioni ultraviolette, possono rappresentare un notevole fattore di rischio per gli occhi, esattamente come per la pelle. Ma perché i raggi UV rappresentano un pericolo per gli occhi? Ce lo spiega Luca Menabuoni, presidente dell'Associazione Italiana Medici Oculisti. L'UV è un nostro nemico. L'ultravioletto, se fa bene ai bambini perché gli fissa la vitamina D e alle donne per l'osteoporosi, però tutto il resto fa male. L'UV è una banda dello spettro del visibile che va dai 100 ai 400 nanometri, poi diventa visibile dal violetto fino al rosso e poi si va nell'infrarosso. Più ci si avvicina alla fascia visibile a 400 nanometri, più l'UV è innocuo, quindi l'UVA. Fortunatamente l'UV lontano, quello dei 100-200, è filtrato in maniera importante dall'ozono e scarsamente raggiunge la nostra pelle, i nostri occhi. Ma è un fattore anche latitudine e longitudine dipendente, ma anche altezza dipendente e anche alla qualità dell'ambiente che troviamo. In alta montagna, quindi siamo vicinissimi alla fascia dell'ozono, con un grande riflesso, ecco, l'UV diventa pericoloso. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.